Grazie Presidente, assolutamente d'accordo con questa norma, con riferimento ovviamente ai rischi legati anche all'assenza della possibilità di occupare, di utilizzare quelle case vuote, e ce ne sono davvero a migliaia. Assolutamente d'accordo con l'idea di sostenere le giovani coppie, e ritengo che anche i criteri finora utilizzati, che fanno riferimento all'importo dei 40.000 euro, che fanno riferimento alla scelta della Giunta, così come l'importo di 40.000 euro. Tuttavia mi sembra oggettivamente riduttivo immaginare di poter ridurre l'importo. C'era un emendamento che io ho fatto, diciamo, sulla falsariga anche dell'intervento che mi ha preceduto, che semmai propone di aumentare le somme in modo da poter garantire che effettivamente ci sia un certo numero di giovani coppie che possa accedere a questo strumento. Oggettivamente, con l'emendamento che consente di triplicare rispetto alla cifra che viene riportata, si può immaginare di venire incontro, non dico ad un congruo numero, ma quantomeno ad un numero di giovani coppie che ha questa esigenza. Quindi oggettivamente io sono contrario a questa riscrittura che prevede 6 milioni e mezzo, perché non capisco perché si debbano ridurre le somme, sono anzi perché si possa rimpinguare questo fondo, Presidente.